Ben ritrovati amici di Diffusion, buon venerdì a tutti voi. Sono sicura che, come si dice un po' in gergo giovanile, siete carichissimi perché il venerdì sera ormai la nostra abitudine qual è? È andare a ballare e scoprire quelle che sono le idee, quelli che sono gli obiettivi dei ragazzi che vanno al Travolta. Bene, questa settimana assieme a Franz continuiamo a indagare sugli obiettivi per questo 2013 che è appena iniziato. Obiettivi che sono ancora una volta le 3S: successo, sentimenti e sesso. E poi ritroviamo Hans Mescher. Stai concentrato. Morgan, dicevi, ti lascio la voce, grande Morgan. Mi sembra che te la tiri un po' così. Qui si parla di abbondage. Oggi è sabato, domani è domenica. Travolta ogni sabato notte presso Energy, a Cesenatico, Romagna, Italia. Devo fare i complimenti alla Veronica Rossi perché nonostante febbre, mal di gola, mal di schiena, placche, raffreddore, è qui con noi che gira TV Travolta e se mi sembri anche abbastanza presentabile, Veronica. Abbastanza, ecco. Però io ti voglio spiegare uno degli antichi rimedi della nonna. Sai che io prediligo le cure naturali per il mal di gola, per le placche, sai che il limone disinfetta. È un po' aspro, però sottoponiti, guarda, piega leggermente la testa. Ok, poi apri e io te lo spremo. Vai! Parliamo degli obiettivi di quest'anno. Potete sceglierne solo uno, non sono cumulabili. Guarda bene, fermati sulle buste però. Le buste. Puoi scegliere 2013 di successo, di sesso oppure di amore. Uno solo. Amore. Amore, sentimentale. Travolta viene girato interamente presso l'Energy Discoteca di Cesenatico. Siamo il sabato notte più bello, più riuscito, più travolgente della Riviera Romagnola. E tu invece cosa scegli? Sicuramente successo. Successo, successo con sesso oppure successo senza sesso? È una parola composta, quindi... Bella questa! Vai Travolta, dai! Il sabato notte, adesso vi lascio con lei, Sara Lombardini. Sei single, impegnata o hai una relazione aperta? Veramente non lo so. No, ho il moroso, però... Però ancora non ha fatto i passi in avanti? Sì. Quindi sei impegnata? Sono impegnata. Ok, allora, un'altra domanda. Ti offro successo, sesso o amore? Cosa scegli? Successo. Tre motivi ve li diamo noi. Ilaria. Allora, uno è perché ci sono quattro ambienti musicali in due piani. Due. È coinvolgente, è informale, ma più che coinvolgente è travolgente. Ma se non siete convinti ancora, terzo motivo, Veronica. C'è l'intorto. Ce l'hai sempre lì, eh? Devo essere sincero con voi ragazzi, prima di girare la Sara mi ha detto: ma Franz, secondo te si vedono così o no? O devo mettere un po' più in mostra? E io l'ho detto, secondo me sembra che tu abbia la prima, anzi io penserei seriamente a fare l'intervento per aumentare il volume, Sara, cosa dici? Pensavo anche io. Sesso, cosa guardi? Guardi le buste, sesso, successo oppure amore? Singolo oppure relazione complicata? Io ho relazione complicata. Ah, quindi c'è qualcosa. Ho cuoricino impegnato per metà. Tra l'altro, Sara Lombardini è la voce ufficiale della Mirko. Ciao Mirko, Casa Dei, Beach Band. Non vede bene. Cosa successo, scegliamo? Dai. Successo, soldi, potere senza sesso, quindi rimani Castro. No, dopo se arriva a successo 2014, arriva anche il sesso con l'altro. Grazie. La prima coppia per questa sera, ragazzi. Siete fidanzati? Sì. Fidanzati, quindi non ve lo sto a chiedere se siete a relazione aperta, single, impegnatissimi, ok. La pantera della notte, la Super Simo ragazzi, ce l'abbiamo soltanto noi. Simona Matarazzo, buon anno nuovo. Grazie ragazzi, buon anno a tutto lo staff Travolta e ai nostri travoltiani. Preferite
sesso, amore o successo? Amore o successo? Tutti e tre. Vai. Tutti e tre non si può, mi dispiace. Una sola. Sesso. Sesso. Beh, siete impegnati, quindi potete andare a fare quello che volete. Ciao. Senti Simo, parliamo di obiettivi. Il tuo obiettivo di quest'anno, io posso offrirti sesso, posso offrirti l'amore vero, le coccole, posso offrirti invece successo, potere. Chi scegli? Cosa scegli? L'amore. Solo uno. L'amore ce l'ho, il sesso anche, scelgo il successo, una laurea e via che vai. Simona Matarazzo su TV Travolta. Schiaccialo. Ciao, schiaccialo. Assolutamente single. Felicemente single. Felicemente. Ok, abbiamo dei ragazzi single. Là dentro, come entrate, troverete tantissime ragazze. Quindi sicuramente non uscirete di qui senza. Stavo tentando di capire come si chiama la band. Pepper? Peppermint Strong. Peppermint Strong. Cosa vuole dire? Tu sei la vocalist. Sì. Cosa vuol dire? menta piperita forte. Forte, forte come voi. Che genere fate? Facciamo rock, hard rock, indie, misto punk, insomma. Mischiamo. Tu cosa suoni? Io la batteria, sono batterista. Una domanda, io vi propongo successo, sesso o amore? Cosa scegliete? Successo. Sesso. Ok, ragazzi. Però, perché il sesso porta successo comunque. Sì. Solo sesso invece non implica successo. No, io sesso, sono venuto per fare e basta. Successo, successo. Successo e sesso, ottima scelta. Buona serata ragazzi. Tu cosa suoni? Io invece sono il bassista. Ascolta, ma 5 elementi che fanno le prove, dove le fate le prove? Perché immagino che il vostro vicinato possa essere contento, vero? Dei rumori se fate del rock un po'. Ah, abbiamo una sala prove a San Mauro Pascoli. Insonorizzate. Non oso immaginare chi è. Chi comanda di voi? Allora, chi comanda, di solito comandano le donne. Quindi abbiamo le donne, sono emancipate, vero? La vocalist, vi bacchetta tutti la vocalist se vuole. Ti chiami? Ah, Lisa. Lisa, In realtà chi bacchetta è il batterista. È il batterista. Peppermint Strong su TV Travolta, forza dai! Mi sto sentimentale è single. Felicemente? Adesso sì, dai, è un equilibrio abbastanza piacevole. Allora ti faccio una domanda. Cosa preferisci tra sesso, successo o amore? Amore, dai, adesso. Se accompagnato dal successo è ancora meglio. Single. Single. Ma single in cerca o felicemente? Non in cerca, dai. Non in cerca. Però se capita. Sì. Ciao grande Genea, ti vogliamo bene. Abbiamo il barista di Ponte Giorgi. David, buon anno. Buon anno, buon anno. Sei pronto per le Travolte questa sera? Siamo pronti, collaborazione con Ponte Giorgi. Cosa scegliete fra amore, sesso o successo? Bella domanda questa. Domanda, io prendo quello in mezzo perché è pari, cioè sta in mezzo, io prendo quello. Il sesso. Sì. Sesso. Sesso. Ragazzi, guarda, andatene Travolta, carichi, stasera sicuramente lo troverete. Senti David, parliamo di quest'anno nuovo, devi scegliere un obiettivo, solo uno. Possiamo offrirti successo, soldi, potere, le rappresenterà Sara. Sei single, fidanzata o è una relazione aperta? Sono single. Single, quindi stasera è la serata giusta per trovare l'amore della tua vita. Ti faccio una domanda, cosa scegli fra amore, sesso o successo? Amore. Amore. Possiamo offrirti l'amore, l'amore con le coccole. Ilaria, la Veronica invece propone casualmente sesso. Io sono single e felice di esserlo. Io impegnata. Quindi allora abbiamo un impegnato e una single che sicuramente questa sera troverà l'uomo della sua vita. Magari. Un obiettivo, vai. Scelta A, B, C. B. L'amore. Amore con sesso oppure amore casto, platonico, sentimentale? Con sesso è successo, però... Quindi vorresti far così tu, eh? Facciamo così. Ho capito. Noi mettiamo soltanto la musica, ma lo spettacolo siete voi!
scelgo amore, successo e sesso. Cosa scegliete? Amore, sesso. Tu sei impegnata, già sesso ce l'hai. Non lo fai? Sì che lo faccio. Allora, qualcos'altro, successo, amore? Successo. Tu? Amore. Amore. Parliamo dell'Alice. Innanzitutto abbiamo capito che è single, quindi questa è un'informazione che potrebbe essere molto interessante. L'ho messo bene in evidenza. Non si è notato, guarda, potresti metterne uno anche in fronte, giusto se magari qualcuno forse non... Se forse, però si capisce. Qui basta, è sufficiente. Ma single che stai bene così o magari single che vorresti, diciamo, no, per cercare? Per il momento sto bene così. Da sola, quindi? Sì. Poi, cioè, ovvio che se arriva... Senza amore, senza sesso? No, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Senza amore sì, senza sesso. Single, impegnato o relazione aperta? Allora, io sono single, felicemente single. Quindi stasera troverai sicuramente qualcuno che riesca a dare a tuo letto. Ma quello si spera tutte le sere, dai. Comunque sono venuto col mio amico per divertirmi, speriamo dai di passare una bella serata. Parliamo di obiettivi. Ti offro quest'anno successo, sì. Puoi sceglierlo, o ti offro l'amore, oppure ti offro tanto sesso. Ma devi sceglierne solo uno, non sono compatibili fra di loro. No, il top sarebbero se ci non puoi, è facile il gioco, facile. Ci pensa, eh? Abbiamo circa 30 minuti, poi dopo possiamo allora, rispondere alla prossima. Per l'amore c'è tempo, scelgo sesso e successo. Scegline una, solo sesso. Una. Sesso. Basta. Allora, io ho tre buste. In una c'è l'amore, nell'altra il sesso e nell'altra ancora il successo. Cosa scegli? Scegliamo per il successo. Successo, andata. Premetto che il nostro Mirko ha preso qualche schiaffetto, infatti hai l'occhio leggermente nero, sei impegnato, per cui presumo che abbia fatto qualche marachella, eh? Hai messo tanto. Le mani a marmellata, eh? Marmellata? Dei chili? Dei chili. Successo, amore o sesso? Andiamo con il successo, perché dopo il successo viene anche l'amore e il sesso. Perfetto. Senti, scegliamo l'obiettivo di quest'anno. Ti offro sesso, tieni mano tu. Ti offro successo, soldi, potere, visti capitali. Ti offro l'amore, quello vero sincero, ma non sono compatibili fra di loro. Devi sceglierne uno. Quale busta mi dai per quest'anno? Non devi neanche guardarci. L'amore è un coccolone questo. Altra volta succede di tutto. Questa è la serata Traffic Light. Vogliamo sapere il vostro stato sentimentale. Single, impegnate o relazione aperta? Relazione aperta adesso. Single. Quindi tu e il tromba amico? Cioè, no. Mi frequento con un ragazzo. Ah, ok, perfetto. Tu sei single. Allora, vi pongo un quesito. Qui ho tre buste. Abbiamo il successo, il sesso e l'amore. Cosa scegliete? L'amore. Amore. Amore? Siete due sentimentali, vero? Sì. Ok. Si è sciolta la Sara. Che carino, un uomo, almeno uno che sceglie l'amore. Parla quella del successo. Questa sera è la grande serata per trovare l'amore della tua vita se sei single, quindi vogliamo sapere, sei impegnata single o hai una relazione aperta? Relazione aperta. Relazione aperta, quindi siamo aperti a tutto, quindi stasera potresti trovare qualcuno. Colui che ci informa sempre sulle feste, che ha un calendario sempre aggiornatissimo, si chiama Valeriano Rusciano, staff Travolta. Vale. Ciao a tutti. Parliamo di carnevale, perché il tempo vola, ragazzi, il tempo vola veramente, e tu ci aggiorni sulla grande festa di carnevale di sabato 9 febbraio. Ci siamo quasi, fra poco arriva il grande carnevale Travolta, festa storica ormai da tanti anni, è una delle feste più importanti della stagione, tutti in maschera, vi aspettiamo anche quest'anno, saranno tantissime sorprese anche quest'anno, come sempre lo caratterizzeremo al massimo. Ci saranno dei premi per la maschera più bella, il gruppo più numeroso, più mascherato, il costume più meglio, diciamo, che curato, e tante altre cose. Adesso a breve poi sveleremo tutto. Quindi partecipate. Diana,
Buon anno innanzitutto, cosa scegliamo per quest'anno? Guarda le ragazze che cosa ti propongono, la scelta è unica. Successo, sesso, amore. Attenzione però che queste scelte non sono cumulabili fra di loro, devi sceglierne solo una. Allora, scelgo sesso, senza pensarci troppo. Ma sesso perché vuoi proseguire oppure sesso perché manca? No, perché voglio proseguire ovviamente. Ma sesso senza amore? Non proprio amore direi, magari un po' di sentimento, però amore no. Ma per te Diana, può nascere una storia d'amore sincera per la vita dalla frequentazione diciamo di sesso? Beh, sicuramente sì, secondo me sì. Quindi ci proviamo? Certo. Ho tre buste, in una c'è il successo, in un'altra il sesso e in un'altra l'amore. Cosa scegli? È difficile. Sesso. Sesso. Concordo con te. Se vi taggate sulle nostre fotografie che vi proponiamo su Facebook ogni sabato notte, durante la settimana successiva, dobbiamo ringraziare Silvia Sil, si chiama così su Facebook. Silvia, buon anno. Auguri. Cosa scegliamo quest'anno? Successo, sesso oppure scegliamo l'amore? Una sola, vai. Sesso. Anche te. Oh, ma siete tutte lì ragazze questa Auguri. Sera? Vedo che è un bollino verde, quindi deduco che sei single. Sono single. Sono single e speriamo magari che la serata svolti in bene. La parte house della pista centrale ce la cura lui, Mr. Andrea Furi, DJ. Buon anno, Furi. Schiaccialo. Smettila, basta, basta. Ha stufato anche me, penso un po'. Allora, sesso, successo o amore? Successo. Successo, concordo. Devo guardare lì? Sì, certamente lì. Scusa. Senti Furi, c'hai il Macintosh, l'iPad, come funziona qui? Non schiacciare, stai fermo. Com'è? È per il milionario. È per il gioco? È per il gioco. Come suoni tu? Con i CD, con le chiavette, con l'iPad, come funziona adesso? Con le pendrive. Abbiamo il divo di Travolta. Allora, questa sera il tema è Traffic Light, ovvero vogliamo sapere, e tutte le donne se lo chiedono, se sei fidanzato, hai una relazione aperta o single. Sono fidanzato. Tutte le donne stanno piangendo. Ti faccio fare la scelta di quest'anno. Ti offro tre obiettivi. L'amore, ti offro l'obiettivo del sesso, ti offro l'obiettivo del successo. Posso fare? Puoi scegliere, no, solo uno. Uno solo? Sì, solo uno. Ovviamente. E basta. Questo. Sempre. Oh ragazzi, oh ma ce l'avete tutti qui questa sera. Oh. Dai, pure andiamo, dai. Ciao. Vina Len. Vina Len. Successo, amore o sesso? Cosa scegli? È difficile. È difficile. È difficile. Beh, se sei fidanzato l'amore ce l'hai già. Esatto. Il sesso anche, spero. Successo. Successo. Voglio auguri, vuoi un saluto. Pubbliche relazioni non si fermano mai, lui vive perennemente col telefono. Yeah. Per 30 secondi, guarda, se non lo spegni io ti mando via la Sara. Però Rio, mi sembri comunque rilassato, ti sei messo a tuo agio. Sono comodo, appoggiato bene. Hai trovato il cuscino, anzi due. Un guanciale per questa serata è sicuramente l'ideale. Allora, io qui ho tre buste. Ho il successo, l'amore e il sesso. Cosa scegli? L'amore. L'amore? Quindi sei fidanzato? No. Single? Single. Quindi stasera troverai sicuramente l'amore. Sicuro. Divertiti. Senti Leo, parliamo dell'obiettivo di quest'anno. Ti offriamo sesso. Ti offriamo successo, ti offriamo l'amore. Meglio puoi sceglierne sì. Solo uno. No, solo uno puoi scegliere. Allora decido per l'amore, dai. Per una serata del genere, per un anno così. Se fosse platonico l'amore cosa fai? Rimani lì senza fare sesso, sì? Dipende, se l'amore mi induce a essere platonico... Ti induce, essere... come sei colto, Reo. No, è lui che detta le regole del gioco. Abbiamo l'onore di avere il Conte di San Marino. Questa è la serata Traffic Light, ovvero vogliamo sapere il tuo stato sentimentale. Sei single, impegnato o hai una relazione aperta? Single.
single, quindi stasera speriamo di trovare l'amore. Allora, una domanda. Qui ho tre buste. In una c'è il successo, nell'altra l'amore e nell'altra ancora il sesso. Cosa scegli? L'amore. L'amore? Va bene, divertiti. Ciao. Tanti auguri, Russo! Russo! E allora anche questa quindicesima settimana di Diffusion si chiude qui. Io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta di essere in mia compagnia e vi ricordo che se sentite un po' di nostalgia di Diffusion nel fine settimana potete ovviare al problema andando sulla nostra pagina Facebook o guardando le repliche di questa settimana ma anche delle puntate precedenti su YouTube, sul nostro canale YouTube. Ci sono io, ci sono tutte le altre ragazze e gli altri ragazzi che lavorano con me alla realizzazione di questa trasmissione, ma in generale di tutti i collaboratori di questa bellissima rete televisiva che è DTV. Bene, io vi do appuntamento a lunedì. Lunedì come sempre iniziamo alla grande con la musica. A tutti voi un buon fine settimana. Ciao!